Pace e bene a tutti. Catechesi seguendo la liturgia del giorno. Tempo ordinario, anno pari, 14ª settimana, martedì. Regno di Dio. C'è chi distrugge, chi non vive, chi non ascolta, chi non segue la via del Signore. Ecco che nel libro di Osea, che in questi giorni leggiamo, dopo che il Signore ha proposto un'alleanza d'amore, sarai mia sposa per sempre, ti porterò nel deserto, là mi corrisponderai come nei giorni del fidanzamento, la prima giovinezza, quando ti ho fatto uscire dall'Egitto. Quanto trasporto, quanto amore, quanta fiducia, quanto abbandono in Dio. Poi Israele dimentica tante grazie ricevute. E allora si rivolge purtroppo agli idoli che non parlano, non vedono, sono fatti dalla capacità umana di creare delle statue di oro, d'argento, ma non sono Dio, uno solo è il Signore. E Dio è geloso. Dio vive anche di una particolare ira, cioè la giustizia di Dio, la santità di Dio. L'uomo, la donna, nel non corrispondere al Signore, sono veramente nell'adulterio, perché Dio propone la sponsalità con lui, e se uno non vuole, dopo il patto d'amore, dopo la comunione d'amore, dopo aver conosciuto il Signore molto più che Adamo e Eva dal punto di vista della loro unità di specie umana, ma Dio propone la sponsalità eterna attraverso il nostro spirito, e un giorno nella comunione dei santi, certo anche il nostro corpo farà parte della gloria del Signore, è un unico corpo mistico, misterioso, purissimo, senza peccato, come nella prima creazione e come dovrà essere per la ricreazione, creazione nuova in Cristo, tramite l'umanità donata al Figlio di Dio, della Vergine Maria, tessuto nel grembo materno virginale di Maria, il giardino più bello dell'universo. Adulterio quindi quando non si è nella corrispondenza all'amore con Dio. Ci può essere un adulterio nell'umanità, e lo conosciamo attraverso tanti peccati e peccatacci. Qualcheduno si vanta di queste miserie moltiplicate a non finire. Ma Dio, che è amore, vuole comunione con noi, non perché Lui sia più perfetto, più santo, più gioioso, stando con noi, ma perché noi possiamo godere della immensa felicità di Dio. È una proposta di amore gratuita, piena di carità. Bene, il Signore per tutto questo ricostruisce. Ecco, vediamo il Figlio di Dio nel Vangelo che va a ricostruire l'umanità invasa dal nemico, libera un indemoniato, questo recupera la capacità di parlare, di lodare Dio, quando il nemico vuole strozzare la lode di Dio, spegne la lode di Dio, lo rende muto. In molte nostre chiese i cristiani sono diventati muti perché il nemico è entrato fin dentro di loro e sta distruggendo la lode
e la corrispondenza, l'amore, sono nell'adulterio, anche se la finzione è grande, apparire ma non essere nella grazia di Dio. Gesù libera l'uomo dal demonio, lo libera perché possa recuperare la lode e ricostruisce il regno, o meglio, da sviluppo al regno. Lui è il regno, lui va predicando dappertutto, nelle sinagoghe che sono il luogo privilegiato della lode di Dio, in tutti i villaggi, in tutte le città, porta con sé i santi apostoli a cui rivolge la parola dicendo: la messa è tanta, bisogna annunciare il regno di Dio dappertutto, ma gli operai sono pochi, voi siete pochi. Sceglierà anche 72 discepoli, ma voi siete pochi. Pregate il padrone della messa perché mandi operai nella sua messa. Lungo i secoli e i millenni questa preghiera si è ripetuta e il Signore, il Padre Celeste, ha inviato grandi santi perché ci siano coloro che seminano e raccolgono nel regno di Dio. Dio vuole collaboratori e noi siamo in questa chiamata divina. Maria è la prima ad essere stata chiamata, ha detto il suo sì, è la prima collaboratrice. Lei che forma una sola cosa con il suo figlio, che si incarna in lei, lei che annuncia Gesù portandolo a Elisabetta e al popolo di Israele, lei che lo porta a Betlemme facendolo annoverare dentro il grande impero romano, ma più grande il regno di Dio, lei che accompagna i passi di Gesù. E la vediamo molto spesso accanto a lui, ma soprattutto presso la croce, là dove diventa pienamente madre nostra. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. E lei con questa maternità si impegna a essere presente presso tutti i suoi figli. Non c'è nazione sulla terra, non c'è popolo che non abbia conosciuto Maria e che non abbia anche avuto particolari manifestazioni, rivelazioni, apparizioni a piccoli e grandi, forse anche alle volte nel sogno, ma tante volte proprio anche esteriormente. Lei è madre, è una madre, si rende presente dove i figli chiamano e dove i figli sono in pericolo. Lei schiaccia la testa al serpente. E questo è il progetto di Dio. Ecco perché costantemente ci rivolgiamo a lei e nelle nostre catechesi, sapendo che la Chiesa non sarà bella se non come Maria. Ecco che la contempliamo, la ammiriamo, la amiamo, poniamo la nostra mano nella sua mano, il nostro cuore dentro il suo cuore, per essere portati davanti all'Altissimo Gesù, il Signore, il Padre Celeste, nell'amore infinito, lo Spirito Santo, suo Sposo, Sposo di tutti noi. Scenda, o Vergine Madre, Sposa dello Spirito Santo, prediletta dell'Altissimo, la benedizione tua materna che è divina, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti.